Ciao a tutti, sono come al solito entusiasta di essere qui con voi e confrontarmi perché sta succedendo veramente di tutto sul mio canale YouTube, Christian Garland Music. Ci sono tanti commenti, tante riflessioni che sono molto interessanti e principalmente mi stanno facendo crescere, quindi questo feedback che si è creato in modo circolare ma anche digitale, particolarmente digitale, sta veramente scuotendo quello che è il modus operandi di tutti noi di utilizzare gli strumenti digitali. E in questo anno, specialmente con queste nuove indicazioni del PNRR, ne abbiamo parlato qualche mese fa, quello che è l'indicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito era proprio questa, ed è proprio questa, quella della conoscenza del sé e degli altri, ma principalmente quella di utilizzare i sistemi digitali in un modo più sano. Amo ripetere spesso e volentieri che i nostri ragazzi sanno utilizzare bene gli smartphone, i tablet, più ne vuoi e più ne metti, come mi piace dire, ma se noi li andiamo a mettere davanti un PC per scrivere un documento, quindi utilizzare un foglio da scrittura, un foglio di calcolo, ahinoi, hanno molte difficoltà, per non dire che non lo sanno proprio utilizzare. Eppure è una cosa strana, perché sto parlando della scuola del primo ciclo, quindi primaria e secondaria, nella quale il percorso che viene fatto è un percorso basato di nozioni, quindi di basi teoriche, ma credo che ci sia poca teoria. Quindi cerchiamo di produrre. Perché quello che ci viene chiesto, specialmente nel percorso della nostra vita, del nostro percorso di studi, è proprio quello della produzione, che ci porta a quella che, tra virgolette, è la vita normale, la vita quotidiana, che ci porta sì ad avere uno stipendio, ma deve essere uno stipendio con non delle spille, ma con una gioia interiore che ci porta appunto giovamento, che ci porta entusiasmo, che in un certo qual modo non ci rende liberi, non ci fa aspettare la pacca sulla spalla o il grazie o altro ancora, ma ci porta ad essere grati a noi stessi e a quindi produrre sempre meglio. E allora io, specialmente in questo periodo dove stiamo avviandoci verso la conclusione di questo fine anno scolastico, come dicevamo nelle altre puntate anche degli eventi, cerchiamo ora come ora di buttare radici su quelle che sono le nostre competenze, produciamo, siamo grati principalmente a noi stessi. Ovviamente quel che noi seminiamo sarà un piacere, condiviso anche da altri, ma è questo quello che alla fine siamo chiamati a fare, quello di lasciare delle cose belle a chi verrà, per crescere sempre più. Alla prossima puntata, ciao!